Quando siamo in piedi sul pavimento, il nostro peso esercita una forza diretta verso il basso e il pavimento ha una certa resistenza, cioè oppone al nostro corpo una forza uguale e contraria a quella esercitata dal nostro peso. Questo è il motivo per cui non affondiamo nel pavimento. Pensiamo però a una superficie che oppone una piccola resistenza, come per esempio la neve fresca. Se indossiamo solo gli scarponi, procediamo con difficoltà perché continuiamo ad affondare nella neve fresca. Se invece ci muniamo di un paio di ciaspole, che hanno una superficie più ampia, riusciamo a camminare senza difficoltà. La forza è sempre la stessa, cioè il nostro peso, ma cambia la superficie su cui è distribuita, che sia la scarpa più piccola o la ciaspola più ampia. Quando parliamo di pressione, intendiamo il rapporto tra l'intensità della forza che agisce su una superficie e l'area della superficie stessa. Come abbiamo visto nel caso della neve in montagna, l'effetto di una forza può cambiare a seconda della superficie su cui la forza stessa si distribuisce. La pressione si misura in pascal. Il pascal è un'unità di misura molto piccola, perché rappresenta la forza di un newton, quindi molto debole, applicata su una superficie di un metro quadrato, quindi molto ampia. Per questo motivo di solito si utilizza il kilopascal. La forza è una grandezza vettoriale, mentre la pressione è una grandezza scalare. Questo significa che la pressione ha un'intensità, ma non una direzione. E si somma algebricamente come tutte le grandezze scalari. A parità di forza, la pressione è inversamente proporzionale alla superficie. Questo significa che più aumenta la superficie, più diminuisce la pressione, come abbiamo visto nel caso della ciaspola e dello scarpone. Nel caso dei fluidi, la pressione funziona in modo un po' diverso. Lo studioso Blaise Pascal dimostrò che se esercitiamo una pressione in un punto di un fluido, questa pressione si trasmette in tutte le direzioni con la stessa intensità. Pensiamo per esempio a una bottiglietta parzialmente riempita d'acqua. Se noi esercitiamo all'improvviso una pressione sulla bottiglietta, l'acqua salirà verso l'alto. Se la bottiglietta avesse dei fori, l'acqua zampillerebbe fuori da tutti i fori.